Ma bentornati a questo che è un, possiamo dire, semplice vlog, ma in realtà ci sono delle anticipazioni che sono talmente anticipanti che è come guardare nel futuro, ma con un tocco di passato sempre. Perché cioè, c'è come TV Sorrisi e Canzoni, senza sorrisi. Il caffè e latte che fanno in quel caffè è orrendo. Ogni sorso un cagotto, ma ci vado per la connessione wifi. Cioè, perché rubo dati, se qualcuno si fa una partita a risico rubo pure i dati, ma in genere vado forte con le password, gli account, cose così. Ci ho campato per un bel po' e poi è arrivato NordVPN e tutti hanno cominciato a usarlo, si connettono e guardano roba in streaming pure dagli altri paesi e navigano veloci, purtroppo io non ci capisco più niente perché tutti usano connessioni criptate e non rubo più niente. Ora, se ci fosse un sindacato per i pirati informatici ci sarei già andato, ma mi sono informato e dice che è illegale. Comunque, torno ancora in quel bar. Ormai se non bevo quel caffè latte non vado di corpo. Vi stanno piacendo i nuovi format? Perché sul primo canale soprattutto stiamo portando delle cosine un po' nuove, degli esperimenti, e stiamo puntando molto lato intrattenimento. Perché in effetti avevamo 3 canali di gaming e avevamo detto, forse, visto che il secondo canale sta diventando raffinatello, cioè nel senso ci sono serie molto curate, montaggi complessi, ed abbiamo detto, ok, il gaming lo potremmo mettere lì, sul secondo canale, il primo canale lo potremmo semplicemente usare per far divertire i nostri iscritti e per parlare proprio di quei gioconi ultra super famosoni, ma più che altro fare intrattenimento. E la domanda che ci fa il nostro amico Luigi Trignani ci dà la possibilità di rispondere. Ora inizieremo a registrare il nostro podcast, perché questo sarà anche un podcast, e poi risponderemo alla domanda. E bene, 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 amici della notte. Che? Bentornati. Perché, amici su della... Radio Disturbo. No, musica da tutte le epoche. Di quei 2 sul server, sì. podcast. Ci saranno altri video all'aperto, format studiati come il video su Termoli. Luigi Trignani ce lo chiede via Instagram. Ok, format studiati come quello di Termoli probabilmente sì, perché abbiamo deciso di essere gli ambasciatori del Molise in Italia. Vedete quanto sta messo male il Molise, che ha bisogno di 2 youtuber per... Ma non è vero, non le dire queste cattiverie. Abbiamo sfondato tutto, parlano del Molise, tutti qua, tutto il mondo parla del Molise, New York Times, il Guardian. A me non ci, mi pare. Ci manca pure Putin che arriva a parlare del Molise. Oggi sono stato in una trattoria a Termoli, si mangiava bene. Sì, ma il problema del Molise è che c'è sempre stato, nelle cose grandi c'è sempre stato, ma nessuno sapeva un cazzo. Tipo Iacovitti, che è stato uno dei fumettisti più amati d'Italia per un ventennio sostanzialmente, nessuno sa che è di Termoli. Ma non lo sa proprio nessuno. Però nessuno sapeva nemmeno che noi fossimo di Termoli. Ma non lo sa nessuno. Tu prima da uno, poi dall'altro. Questo perché? Perché c'è il mio cane che dà fastidio per chi ascolta il podcast. Questo perché? Perché nessuno ha la maglietta "io sono di Termoli". Dovremmo vendere la maglietta "io sono di Termoli", così si... Però poi se c'è un milanese che se la mette gli si mena, rompe il contesto, gli si picchia violentemente. Comunque sì, ci saranno altri video strutturati come quello di Termoli, perché abbiamo intenzione di portare il Molise un po' in giro per l'Italia e forse per il mondo, chi lo sa, firmi qui. Però la verità è che stiamo preparando anche dei format molto strutturati. Ad esempio, voi sapete che abbiamo fatto uscire la nostra parodia di Breaking Bad, che è stato uno dei video che avete apprezzato più della scorsa stagione youtubica di quello sul server, ha partorito meme a profusione con Nicola che faceva Skyler, e sapevo che avrebbe fatto una ottima parte. Sai perché le parti di quelle che urlano mi riescono bene? Ti riescono bene, ma lì sei stato particolarmente inespressivo e fastidioso, quindi veramente tutte le volte che lo riguardo mi ammazzo da ridere. Non ci sei mai. Dove hai preso tutti questi soldi? È veramente un gran ruolo quello di Breaking Bad. Ecco, adesso è uscita questa Squid Game, entrambi l'abbiamo vista questa serie. E niente, parte il nostro immancabile contributo. E in questo caso è quasi un omaggio a Squid Game e al suo successo. Però, come voi sapete, nelle nostre parodie quasi sempre ci sono un po' di...
cazzate, dai, parliamoci chiaramente di stupidaggini a livelli eccezionali. Ma questa volta abbiamo deciso di metterci del budget minimo, per carità, minimo, però ci sarà un budget. Sappiate che la serie verrà realizzata divisa in 3 episodi, non troppo lunghi, ragazzi, saranno lunghi come Breaking Bad, insomma, però però vogliamo proprio portarla come una serie, vogliamo creare l'attesa per il secondo episodio e poi per il terzo episodio, vogliamo anche un po' rimbastire la trama, perché non possiamo riportare uno a uno tutto quello che succede. No, anche perché sarebbe complicato comunque rimetterlo in moto, anche con un budget sarebbe comunque molto complicato. Sì, e gli attori non saranno coreani purtroppo, perché ci saremmo... Ma su questa cosa secondo me dovremmo lavorarci, cioè sul fatto di... Io non mi opero. Ho detto lavorarci, non operarci. Io e te non a volte basta, a volte basta del nastro adesivo. No, quello no, no, è come blackface quello là. Il tape face è come blackface. Ma stiamo a fare una parodia. Non si può usare nella parodia. No, la blackface manco nelle parodie si può usare. Allora, mo ti dico una cosa, all'inizio avevo pensato di fare una cosa, poi mi sono autocensurato. Madonna, tu dopo che ti autocensuri. Dopo mezza questa giornata... non me l'ha raccontata, quindi è spoiler per tutti. Allora, io dopo mezza giornata che pensavo a questa roba qui e che buttavo giù le idee, ho detto quanto mi piacerebbe far così, ma no, perché sennò poi ci offendono. Allora, la mia idea... E ci offendono? Non hanno capito che ci stanno i conigli attaccati alle mie scarpe nel video di TikTok? Ci sono arrivati in pochi, eh? Sì, sì. Perché è sfogaticcio e non si vede. Io ho fatto anche un close-up, ma non l'ho messo. Perché, vabbè, lasciamo così, lasciamolo subliminare. Comunque, io ho pensato una cosa. Non so se hai avuto anche tu questa sensazione, però mentre guardi Squid Game c'è uno che dice come ti chiami? E sotto appare il sottotitolo: mi chiamo Yoon So-gun. Come ti chiami? Com'è possibile che Yoon So-gun si dica Yoon? È perché sono i suoni tipici coreani, gutturali. È come che in Germania. Hai visto la composizione della parola in tedesco? Ci mettono dentro tutto. Se ci potevano mettere pure un chilo di farina e 3 uova dentro una frase, in tedesco ce l'avrebbero messa. Però, cioè, comunque sia, la frase uno la legge, no? Però sì, però là dentro ci sta tutto. Pure un chilo di affettato ci mettono dentro. Ma certo, perché loro sono precisi. Però dico, il coreano, questi coreani, quelli sono nomi di persone. Il che significa che se tu tuo figlio all'anagrafe lo registri con 36 sillabe, non è che poi lo puoi chiamare Chum. Però senti quanti suoni hai creato con la bocca. Uno gutturale. No, capito? So qua almeno 4-5 che tu li crei insieme, e quello è, fanno il riassunto del nome. Comunque io, sentendo questi bofonchiare in questo modo e non trovando mai un corrispettivo tra quello che leggevo e quello che dicevano loro, ma mai proprio. Ma perché tu studi il coreano, scusami. Ma ho capito, ma porco. Ma quando hai detto ho sentito Dio, oggi mi voglio proprio studiare il coreano. Sì, ma almeno una sillaba me la hai già studiato il giapponese. Ma il giapponese. Una lingua asiatica, l'hai studiata. Il giapponese è facile, così come lo leggi lo parli. Il tuo cazzo sì, poi se leggi il giapponese, mo, da quando in qua? Se me lo scrivi con i caratteri italiani si legge facile il giapponese, capito che ti voglio dire? E generalmente se sono 6 sillabe loro dicono. Volete una lezione sillabe di giapponese da parte di Sinergo? Perché secondo me io ho già... No, funziona così. Allora io ho una lista di domande sul calcio da fare a Sinergo che prima o poi facciamo. Vediamo un attimino quanti di voi vogliono una lezione di giapponese, no? Mi sembri... Ma io non so il giapponese, però poi passiamo al coreano. Però ti dico che è una lingua che la leggi e la parli, come l'italiano, la leggi e lo parli. Ok? Sto coreano fa un po' eccezione. Ok? Di 39 sillabe tu devi tirare fuori soltanto una vocale. Noi abbiamo un amico coreano che è Marco, che è italiano coreano. Beh, non è coreano, però, sa il coreano. Aiuto. Potremmo chiedergli aiuto. Gli possiamo chiedere a Marco, senti Marco, stiamo parlando di Seoul Mafia. Sì. Possiamo dire: Marco, per favore, dacci una mano, cioè spiegaci un attimino. Diciamo, ma perché mai un nome lunghissimo, Ermenegildo per esempio, loro dicono Dio. Io non ho mai capito questa. Comunque, mentre guardavo la serie mi domandavo questa cosa, questi contrattori compulsivi dei coreani, no? Ma perché non la facciamo in coreano maccheronico, tipo cercando su Google come si dicono delle cose in coreano, ma tipo dicendo per tutto il tempo buona giornata, cose così, ma sottotitolando con... Potrebbe essere un'idea molto bella. Però
dovremmo essere bravi a dire, cioè a far capire le frasi in coreano, in modo tale che i coreani che guardano si ammazzano di risate, perché noi per tutto il tempo diciamo solo un quarto alle tre ci vediamo al bar, mia madre sta bene. Vabbè, ma quello si può fare tranquillamente con Google Traduttore. Facciamo un esempio. Ciao, mi chiamo Gigi. Come si dice in coreano? Oh. Dov'è Gigi? GD. Dove è finito? L'hanno tradotto in GD. Ci può si prendono pure la briga di prendere un nome di persona. Hai fatto maiuscolo Gigi? No. Metti maiuscolo Gigi perché deve. Ma scusa, ma Gigi che cazzo significa in italiano? Metti, mi chiamo Giorgio. Giorgio. Anzi, Giorgio, scusatemi. Quella Giorgio. Io non riesco proprio a dire Giorgia. E Giorgio. Non ce la faccio. No, anche Giorgio viene tradotto. E il nome è Giorgio. Giorgio. Ho ragione, sì o no, cazzo. Neil è Giorgio. Aspetta, però ho sentito un ciore cio. Giorgio. 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 Giorgio, però è Giorgio. Quindi se a te ti chiamo King Giusto, Yung Sun, ma... sbagliato, tu ti chiami Kim. Ma Redez come si dice? Sturunzo. E il nome è Redeze. Le Dezze! Comunque, ho visto che loro 1, 2, 3 stelle. Loro non dicono 1, 2, 3 stelle. Che poi, tra l'altro, pure noi dovremmo dire 1, 2, 3 stelle. Sarebbe 1, 2, 3 stelle. Però, loro non dicono 1, 2, 3 stelle. Dicono il fiore sboccia nel salcazzi. Vabbè, una canzoncina da bambini. Però, 1, 2, 3 stai là. Ha un... Perché stella? Quando mai hai detto stai là nella tua infanzia? No, però. Mentiroso. È... No, però è una. No. Mo mi devi dire quando hai giocato nella tua infanzia. No, ma mai. Non mai stai là. Però la nostra cosa nasce da una cosa sensata. Quanto si deve essere trasformato sto coreano per dire non ti muovere? E mo si dice nasce il fiorellino? Perché il fiore è una cosa lenta che tu, se non guardi, cresce di più. È come l'acqua, che se non la guardi non bolle. Forzata come un treno nel culo questa cosa che hai appena detto. Comunque, noi stiamo lavorando a Squid Game e probabilmente sarà fatta in italiano, non in coreano, perché... Che cos'è secondo te? Ma che cazzo ne so, è impossibile. Hana, due, tre, piol. Dai, si capisce, è quasi italiano. Hana, due, tre, piol. Hana, due, tre, kai. Un, due, tre, stella. Però mi piaceva l'idea di farlo. Anche a me piaceva, ma poi ho deciso. Tu mi hai detto sta cosa. Non me ne parli. E poi faccio? Abbiamo un'altra serie bella che potrebbe essere ambientata in parte all'esterno, in effetti, è CDC. Ma CDC. CDC è un casino. CDC è un casino, però a me dispiace aver messo su tutto un universo narrativo con tanto di prima sceneggiatura e non averla mai girata quella cosa, mi sta proprio nel culo. Mica è solo quello che... Però a quella mi dispiace particolarmente perché non abbiamo mai fatto un poliziesco. Eh sì, abbiamo un poliziesco nel cassetto, sì. Così come abbiamo un casa QDSS nel cassetto. Però che abbiamo un primo episodio. Così come dovremmo ovviamente continuare la parte della cucina. Sì. Abbiamo molti feedback da parte. Quando chiediamo i feedback arrivano le cose più disparate. E dovete aspettare un po', perché dobbiamo in base ai feedback imbastire un po' di... Sì, posso dire una cosa sui feedback? Alcuni di voi non hanno capito che richiedere i feedback non è che dobbiamo mettere su un'edizione di MasterChef, perché... Non ci abbiamo quel budget, non ci abbiamo tutte quelle camere, perché se voi ci fate caso in MasterChef ci sono 18 sì, ci sono parecchie camere, ma sono molto nascoste, hanno un set grosso e soprattutto fanno solo quello nella vita. Sì, è complicato. Cioè, i commenti sono un po' megalomani, tipo no, ci vorrebbero più concorrenti. Ci vorrebbero più concorrenti, dovete cucinare voi. Cioè, noi possiamo pure cucinare, ma poi dall'altra parte chi ci sta? Cioè, chi assaggia è un disastro. Mo, anche da quel punto di vista stiamo lavorando. Abbiamo un amico chef con il quale dovremo parlare a breve, magari riusciamo a fare qualcosa insieme. Cioè, stiamo cercando di pompare al massimo delle nostre possibilità questi format, però... Cioè YouTube non è la televisione. E siccome sono cose che escono dal primo canale, e dal primo canale noi ci paghiamo la connessione qua in studio, più o meno con quello che guadagniamo dal primo canale. È vero. Ed è vero. Dobbiamo dare chiaramente, perché siamo esseri umani, abbiamo bisogno di mangiare, paghiamo gli affitti, paghiamo i collaboratori, paghiamo tutto. Abbiamo bisogno un attimino di respirare economicamente. Fare un format del genere che poi ti fa 100.000 visualizzazioni e quindi guadagni 70 euro, ce ne spesi 300, vedete che non è tanto
sostenibile come cosa. Quindi la nostra idea è sempre quella di trovare la soluzione di mezzo nella quale noi ci facciamo un sacco di culo, cioè ci mettiamo proprio il lavoro, però se ci iniziamo a rimettere pure lo stipendio comincia a diventare un attimino un suicidio assistito. Però format all'aperto, certo che ci piacerebbe, abbiamo tutta l'attrezzatura per farla. Assolutamente. Dobbiamo capire un attimino quale format fare all'aperto, perché anche i vlog sarebbero belli farli all'aperto, però cioè che ci sentiamo sulla panchina al parco e ci guardiamo in faccia? Bisogna organizzarla un attimino, piacerebbe fare una camminata magari mentre facciamo un vlog. Quello sarebbe carino, ovviamente diventa un po' più impegnativo riprendere, perché in movimento montati lo stabilizzatore, portati la camera adeguata per fare quella cosa, stai attento a non inquadrare persone che non vogliono essere inquadrate, cioè comunque i problemi ci sono. E ve lo diciamo, facendo il nostro piccolo documentario su Termoli abbiamo incontrato un botto di muri di questo tipo, nel senso che dovevamo sempre stare attenti a chi riprendevamo, quali erano gli spot. E voi avete visto un video caruccio di quant'era? 16 minuti. Ci sono partiti mesi per fare quello. Abbiamo iniziato ad aprile a fare le prime riprese della città di Termoli, perché volevamo riprenderla in primavera. E poi abbiamo concluso le riprese a giugno, quindi è stato ecco, un lavoro. Se non l'avete visto, che magari vi manca, cercate Molise sul nostro primo canale e troverete quello che è il video in questione. Poi c'è una cosa che per cui io personalmente vorrei chiedere l'aiuto della community, che è una cosa molto grossa, perché quello che c'è in testa di fare lui come scrittura è giganterrima, e ci sono io in questo momento come protagonista, ma ci potrebbe essere un nemico pubblico importante. Io ho in mente un cinematic universe. Ecco, cioè è complicata quella roba là, se ne fanno veramente i soldi. Io non dico che ci vorrebbero almeno 50, 60, 70 mila, ma forse qualcosa di più. Ok, non stiamo a parlare di bruscolini. A farlo come ce l'ho in mente, con quei soldi là ti pulisci il culo. Però a farlo come effettivamente si dovrebbe fare in un ambito youtubico, sì, sarebbe una roba del genere. Stiamo cercando di capire come finanziare quell'attività, stiamo cercando di trovare dei partner del progetto. Però se non ci riusciamo, ragazzi, o non lo facciamo e ce lo teniamo come ennesima idea nel cassetto, o facciamo una cosa alla YouTube Money. Però vorrei prima arrivare a concludere la scrittura per raccontarvi cosa abbiamo in mente, ovviamente senza fare spoiler, perché sennò... No, non facciamo spoiler, però diciamo è grossa, l'idea è bella, a me è piaciuta subito, però io ho detto sì, ok, e il resto, quando lo facciamo il resto? Abbiamo tante cose fighe in cantiere, compreso il video alcolico, che è qualcosa che... Allora, il video alcolico non lo facciamo, sarà uno svenamento allucinante, lo facciamo e lì lo facciamo senza bisogno di partnership, senza bisogno di crowdfunding, perché sarà un video, effettivamente, un video. Non vi dico di che natura, però cioè sarà una roba che nessuno di voi si aspetta, ma neanche nei sogni più sfrenati. Sarà qualcosa di... Ma tu stai continuando a fare leggenda qua, poi non sto facendo leggenda. Poi dico, già stanno i meme in giro, allora, come il video alcolico. Sappiate sono 4 anni che stiamo a parlare del video alcolico. Sappiate che il video alcolico è stato bloccato esattamente come il film di Peggle dalla pandemia. Adesso abbiamo campo libero sia per il film di Peggle, che è già stato scritto, puttana Eva, ok, e il video alcolico. Quindi le cose arrivano, raga, le cose arrivano proprio a pioggia. E ultimamente stiamo anche prendendo qualche contatto con qualcuno che ci potrebbe dare una mano ad avere strumentazione in gran numero, perché a volte serve tanta strumentazione, anche per fare una puttanata, però per risparmiare tempo serve un po' più di strumentazione. Quindi state sintonizzati, raga, le cose pazzesche arriveranno, però c'è bisogno di un po' di periodo di incubazione per certe idee, soprattutto in questo periodo. Dovete scusarci perché ottobre, novembre e dicembre per i canali di gaming sono un bordello.
Ecco, ci sono le cose, raga, dovete soltanto avere un po' di pazienza e fiducia in noi, perché noi ci stiamo veramente mettendo di impegno per alzare un po' l'asticella della qualità. Questo comporterà un po' di rilassamento nella pubblicazione di alcune cose, però. E poi cambieremo il nome ai canali, però non lo dico. Sì, cambieremo il nome ai canali. E quindi chi è arrivato qui si è beccato uno spoiler gigante. Noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, sosteneteci come potete, perché è un periodo un po' strano per YouTube. Stiamo perdendo iscritti sul primo canale. Sì, e vediamo che i feed arrivano lentissimi, ma non solo sul nostro canale, arrivano lentissimi quasi su tutti i nostri canali, anche sul mio canale di cinema. Alla fine le visualizzazioni arrivano, però gli devi dare tipo una settimana, 10 giorni, il che significa che non entri mai in tendenze, perché in tendenze ci entra chi fa il botto, no? E noi saliamo lentissimi con le visualizzazioni, è un problema molto grosso per la visibilità di un canale. Speriamo che risolvano, oppure ci date una mano voi, condividete un pochino di più.